Gli accesi. Omaggio, che stai a fare? Raccontami come va Obdo ogni tanto, dai. Che secondo me stasera è abbastanza in forma in realtà. È stato un po' sfortunato nell'ultimo game. Vedo l'ora di potermi mettere le maglie a maniche corte. Poter star comodo. Poter dormire senza la coperta. Quelle cose belle dell'estate. Maggio, ho un'idea. Mi faccio un file Excel con tutte le armi di Dark Souls 1 e poi le segno le nuit con le armi che ho fatto come fatte. E poi faccio tutte le altre. A tempo perso. Cioè, nel senso che continuerei a fare le altre run, tipo Dark Souls 3 no damage o no roll, roba così. E poi quando mi rimane tempo vado avanti con quelle. E faccio le no hit con tutte le armi di Dark Souls 1. Perché alla fine, se ci pensi, non ce n'è neanche una che è impossibile. Credo. Cioè, se non tipo i catalizzatori, però i catalizzatori li utilizzerei per le magie.
Se no potrei fare tipo tutte le armi melee. Oppure tipo tutti gli spadoni. Cioè iniziare così e poi vedere dove arrivo con le altre, non lo so. Una roba del genere. Io non so se sto parlando da solo. C'è qualcuno ancora in chat? Lo so, magari è andata a puttane la connessione e io non lo so. Bro, goodbye. Tanto vorrei guardare nelle impostazioni del telefono. E riesco a trovare l'impostazione per non farlo spegnere così velocemente lo schermo. Dieci minuti al massimo. Dieci minuti è il massimo. Io... Ci siete in chat? C'è qualcuno? Maggio? Che succede? Andiamo a prendere prima un... Bah, forse mi sto preoccupando troppo. Ah, la butto lì. Se la live sta andando, ma io non riesco a leggere la chat, perché Diocesi è l'ultimo messaggio. Scrivimi su Telegram.
qui. Perfect. Give me another. Thank you, kindly. The revolution. The revolution. Apex mi sta prendendo più del dovuto. Apex no, Itran. Con il checkbook. Hai vinto qualcosa per ora? Buon uomo. No. Ma c'è un sistema di rank su Apex? Non credo, vero? Ah.
Una cosa che chiedo da quando è uscito il primo cazzo di Battle Royale con cos'era H1Z1, non mi ricordo. Un cazzo di sistema di rank. No, perché giocando con il cross quello che faccio io in 10 minuti, quello su PC lo fanno in 10 secondi. Sì, però tu hai la mira assistita. Listen to me whine about nothing on everything all at once. Those melodramatic fools. Mi si è buggato l'albero. Consigli? Prego, dammi un muschio viola. Fottiti. Merdo. Ciao Muni. Non la sfrutto perché sono stronzo, sto quindi cecchino da lontano facendo quick, vabbè sei un imbecille. I server di Apex fanno schifo, voglio precisarlo. Ma credo che essendo server della EA sia normale. Madonna sto calcio. Infatti che perché chiuderò andrò a fare altro. Non sei in game con noi ma chiuderemo dopo. Chiuso Moni, mi sono rotto, fatto bene. Vado a giocare a Fortnite o Warzone. Funziona meglio un gioco per bambini e pieno di cracker. Scegliete voi quale e quale. Sono intercambiabili, match. Riuscirà Mark a fare le cose come dovrebbe? Non ho questa canzone. Presa. Bro. Bro, wake up. Bro! Che cazzo?
God damn. Quanto mi piacciono i Green Day. Non c'è niente da fare, raga. Maggio. Maggio, non fare queste cose. Che poi ci casco anch'io ed è finita. Resisti. Poi finisce come Minecraft. Questa settimana inizia. Niente. È andata. Early. Cazzo, che palle. Non posso aggiungere tutte le canzoni di Green Day alla mia cazzo di playlist, ragazzi. Non va bene, fermatemi. Io non posso far partire gli album dei Green Day, è finita. Giuro, mi si riempie poi tutta la playlist e non ci sono solo quelli. You can, Mark. No, I can't. That's not how you do it. Quickly. $106 GB. Beh. 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 Vestibile. Ecco, vedi, questa per esempio non è bellissima di canzone. Questa è gestibile.
pochi giochi gratis per prendere il plus. Non è vero? Ce ne saranno degli altri, dai. Vabbè, detto dei pochi, in effetti. Black Ops 3 114, Black Ops 4 113. Ma andrà solo peggiorando, comunque maggio. Ok. 500 giga su una PlayStation 2 era un po' overkill, capisci? Invece su PlayStation 4 è la versione base. Si andrà avanti così. Cioè, un tera su PS4 versione base. Tutto così. Cioè, su PS5 versione base. Lo so. Hai filio. Dovevo fare le kill da sotto. Sono scemo. Whoops. Sono delle fabbriche. Ostia. Ups, troppo avanti. Io non lo so questo qua come dovrei fare a ucciderlo, cioè non c'è modo. Questo va ucciso legit. L'anima! Che palle. Non è di numero, solo una, certo, con no. Doubt. Oggi i Gargoyle hanno detto no. Ah già che non dovevo fargli il più 3. Non dovevo fare l'arma al più 3, dovevo tenerla al più 1. Vabbè, uguale. Voglio accedere ai servizi online. Partita finita. Ah.
New trends. Oh, 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 oh. L'ho salvata questa, vero? To die. Well, what have we here? We're too dumb to die. Too damn to die. Hi. The rainbow up high. Good to die. Boro 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 boro. Vuol dire spammare X ha risolto il problema. Quando X è riuscito a giocare. Ah, ho capito, non ci sarà un motivo. Non ne ho idea. Guardate come sciolgo il boss. Pretty much. Devi vedere con l'alabarda. Con l'alabarda è ancora peggio.
Extraordinary. In an ordinary. Armi di Black Knight fatte col culo. Ma no, dai, conta che fanno molto più danno ai demoni. E sono delle armi speciali con un drop rate piuttosto basso. Quindi in realtà il bilanciamento è giusto. E richiedono anche tante statistiche all'inizio. Quindi sono delle armi per i veterani, per le persone che sanno quello che fanno. Bello il film con Billy Joel, il film dei Green Day, molto figo, molto carino. Molto cute. Perché la labarda fa più danno di una greatsword? Perché è più veloce. In realtà non, di base, cioè come attacco, ne fa di meno. Cioè come attacco singolo, ma come DPS è più alto. Cioè del tipo che Quelaag. Il tipo che Quelaag, tempo che gli fai 3-4 attacchi, sta ancora facendo il primo. Invece con questa al massimo ne fai 1-2. Quindi è come se facessi 1.5 volte il danno della. Forse qualcosa di più, 1.75 volte il danno dello spadone, però con l'alabarda. Ovviamente dando più colpi. Che nell'attacco in corsa salti dei frame quando attacchi online almeno. Cosa vuol dire salti dei frame? Colpa mia, mi sono un po' addormentato a mezza via. Però, cazzo. È stato un brutto RNG quello. Thank you.
Tu lo fai? Puoi attaccare un'altra volta. La magia dello stun lock. Intendi. Intendi l'animation cancel della fine dell'animazione? Beh, in realtà lo puoi fare con tutte le armi, eh. Cioè, il fatto di poter, tipo, fai l'attacco, cammini pochissimo appena dopo l'attacco, e poi fai un altro attacco, ripeti il primo attacco della combo e continui così. Lo puoi fare con tutte le armi, in modo da rompere la combo dell'arma e continuare a fare sempre lo stesso primo attacco. Sembra sano qui. Nel senso che non ho mai sentito parlare più che altro. Settantanove. Ok. Vabbè, se è legato all'online allora non mi interessa neanche. VP merda. Vabbè, per dire, sì, lo so. Stessa cosa anch'io, per dire. Che male, la schiena. Poi. Prendi a calce cose finché non senti blu, vuol dire che hai trovato l'acqua.
Sassy Bob mi ha inviato un meme. Try to sleep. I'm counting sheep but running out. Will I try? Come on. They're gonna bleed. Of my skull. My face is numb. Run bonk, va bene. Face. Sono dimenticato che devo usare l'arma, l'anima, l'arma, cioè. You honk, you get the bonk. Honk, honk, Jesus shonk. Torn apart by me and you, you're not alone.
belong. Oh, hard and never let go. One for. Free again from you, onto your heart. Ornstein. Ornstein. Let go. Ornichan. Ornichan. Ornichan è bellissimo. Ornstein Ornichan. Bel sium che gli ho fatto fare oggi. Mammita. Uff. I'm a dog. Bitch, I'm a dog. Uff. Ornstein come anime giapponese scritto col culo non può esistere, non puoi farti del male. Ornstein. Alla Rancedge. Nessuna risposta. Non è il canale giusto.
Subito. Va bien. Nyang. Un mamaggio. Non si ride delle disgrazie degli, delle disgrazie degli altri. E all'inizio è schifo. Se Adonessa ha avuto qualche difficoltà, se sta più avanti è andata liscia come no. Eh? Allora devo chiedere a lui. No, andiamo. Non si ride ma si gode, niente. Fame tantissimo ma non posso mangiare. Perché non puoi mangiare, Marge? Devo donare. Ah, già. Una pizza. Mangiane un po', Maggio, solo un po'. Non posso. Niente latticini. Togli la mozzarella dalla pizza e mangia la pizza. Mangia la crosta. Mangia la crosta della pizza. Ma che palle. Ma se hai fame, se devi svenire per andare a donare, comunque non mi sembra una buona idea. Poi devono donare a te. Oh cazzo, non si è sentito niente che è partito con l'attacco lì comunque. Oggi va male, veramente un brutto RNG sia all'inizio che ora. Molto molto male. Molto molto male. Molto molto. Ma tanto tanto, eh. Guardate che roba. Che roba che mi stanno facendo. Vabbè, senti, dai.
Veramente bello. Che bello RNG oggi, hai visto? Ok. Saltato addosso. Vediamo un po' lei. Ciao Fede. Questa roba qua. No, me ne vado, non attacco io dopo quella roba lì. Ho fatto una roba orribile. Adesso c'è un pochino di pratica. Non è pratica. Quante sono considerabili? Notte o mattina? Tecnicamente notte fonda o... sì, notte fonda. Fino alle 5 non è mattina. A mio parere. Sì, lo so, il titolo è un po' fuorviante. Non ho segnato i livelli. Quanto mettiamo secondo voi? Va bene, dai, 25, 25, 18. Credo che sia solo title, maggio. Ma è strano però. Forse non sei super mod? Ora avevo messo come livello mod.
Los Angeles. Ovviamente Sedge, come dite voi giovani. Io ancora devo capire quanti anni hai tu. Per poi insultarti per tutte queste cose che dici. Ai noi giovani. C'è 73, ok. Io ne ho 54. Io ho 92, penso. Scherzo, io ne ho 69. Ah, 69, 69, 69 anche tu? Perfetto. Ancora fatto il vaccino, sono in range. E male non è come numerini, esatto. Si fa paura, ragazzi, con Starm. Tiff e Tostino in questa no hit? Sì, una rottura. Ho usato un'anima. Manco po' cazzo. Thank you.
Rob deve smettere di fare scommesse, non ne vince una. Sai che in effetti hai ragione. È da un bel po' che non ne vince una di scommesse. Cioè, è veramente da un bel po'. Troppo in basso. Ma come si fa a tirare così male ste bombe? Ma hai scritto un papiro su Telegram? Io non lo leggo, scordatelo, sei folle. Va bene, scusa l'ignoranza, ma chi è Hob? Hob è il mio streamer preferito. Nonché la persona a cui mi ispiro per il mio stile di streaming, la mia personalità in stream e i contenuti che porto. No, è stato il primo a fare un Dark Souls su Nuit in generale, in realtà, buon Kukri. Bravo, Unicorn. Sì, esatto, è stato il primo al mondo ad aver fatto una Nuit su Dark Souls. Nel 2016. Con un routing che faceva ridere i polli. Da ricordare, è importante. Fuck. Boys. Boys Ingward non è aggrato.
Poison, non c'è motivo per cui Ingward non dovrebbe essere aggrato. L'ho colpito? Ah, eccolo, infatti. Mi ha visto Moretto con tutto sto buio. Due luci possono anche accendere. Davvero, Muni. Che gente. Muni strat. E niente. Perché fallisce la Munistrat? Non dovrebbe. Ora. Che poi non cambia un cazzo e funziona. Due candeline tipo. Ci sono le fiaccole, ma fanno cagare. Oddio. Amici miei, siete un po' vicini. Speriamo sia abbastanza. Ma perché non sono più abbonata? Mi sono abbonata l'altro ieri, ma scherziamo? Siamo sul canale degli intoccabili, Unicorno. Non so, forse ti eri abbonata al mio canale personale? Ah, cazzo, ecco. Sta prendendo un colpo, che vergogna che ora. Provo pure ora. Ti prego, no. Stamina. Ok.
Ciaone. Quanto è quotato l'attacco a distanza? Io dico 10 su 10. Stato graziato da sti stronzi. Poi non mangiarmi la testa intanto che parliamo. Così. Devo usare anime? Forse no. Sì, una. E dai, offri anime al ricettacolo, non è quello che voglio fare. Ah, 29-32. Sì, dai, così non tocchiamo più forza. Ma a chi la sto raccontando che non tocchiamo più forza? Dai, 31-32. Notte, Kukli. Grazie di essere passato. Puoi scrivere per favore 31-32? 31-30. No, 31-30. 31-30. Trentuno trenta dovrebbe significare che posso mettere anche l'arco. Mango per il cazzo, mamma mia. Sì. Non so come. Spero che sia abbastanza veloce l'attacco per uccidere lo scheletro là dietro. Non ne sono convinto, però speriamo bene. Too young to die. Quanto hai a stamina? Ti serve 32 per lo scudo. 31. Che ridere. Notte unicorno. Lascio un po' in lurchino, grazie. Apprezzo. Lo sapevo io. Adesso c'è da piangere. Vediamo. Perché ci tocca tornare al falò. Posso provare con una bomba nera che dovrebbe avere lo scoppio più grande, ma.
Fatto cacata. Fatto cazzeta. Fatto cazzatina. E poi non è neanche del tutto colpa mia, a dire la verità. No, 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 no. Santo Dio. Oggi hanno deciso che il mio RNG faceva schifo. Gli dei di Dark Souls. Ho proprio detto, ah sì. Ok, hai passato i 4 re, ONS e tutto il re, ok. Allora il tuo RNG da ora in poi farà cagare. Per capirci, no? Non troppo? Non so se stai parlando di... del mio RNG, ma ti assicuro che sì. Troppo. Con sti scheletri col necromante, veramente non credo di aver mai visto niente di peggio. Niente, io non mi fido comunque a scendere direttamente. Non mi fido e non mi fiderò mai. A meno che io non faccia la maggior strat, io di lì non scendo così. Eren Jesus non vuole? Assolutamente no. Ok. Torno per un po' qua, eh. Ah, che fosse colpa tua? Beh, no, è un po' colpa mia perché ho mirato leggermente più a destra sapendo che l'avrei colpito più davanti, piuttosto che a sinistra. È stato che uso sempre maggiore di questa strat, ma probabilmente sì, Mage. Ne sono quasi convinto ormai. Chi si è cagato in mano oltre a me per quello scheletro a ruota morto che mi ha seguito? Uh. 9.24. Infatti non credo di usarle per altre, le bombe nere. Perfetto. Maschera del padre. Va bene. Potrò mettermela per mettere anche l'arco. No. Veramente inutile la maschera del padre, perché ti aggiunge peso e ti dà una percentuale di peso in più trasportabile. Cioè, è veramente la cosa più insulsa. È un fast setup per l'RTSR o sbaglio? Che cosa? Quella di maggio? Yes. Sì. E se dici capolini, ma nella giornata perdi quelli che rimangono. Come li usi? Vado a troie. No, sto scherzando. No, 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 non lo so. Davvero non saprei. Credo che farei tanti regali, probabilmente.
E mi comprerei il PC migliore che c'è sul mercato. Ups. Troie di lusso, però. Non posso fare battute. Quindi rido. Voglio sapere le battute. Santuario delle gambe. Com'è che si... Che scala questa? B e... Beh, insomma. Sono un ovetto. Guarda, sono uguale agli altri ovetti. Sono un ovetto. Sono un ovetto. That you ain't. Ashley. Oddio, il cavaliere nero è lì. Aiuto. Mi stava vendicando per il suo gemello. La Great Sword.
E niente. Tu vivrai oggi. Ma solo perché lo decido io, non farti illusione. Oddio. Con questa non posso parare l'attacco di Nito. Devo scendere direttamente con l'Elsa. Ho rischiato tanto. Nito è il boss più pericoloso di questa run. Qui lo dico e qui lo nego. Sette trentadue. Mi è capitato sotto mano il teorema del campionamento e sto impazzendo. Cosa cazzo vuol dire? Cos'è il teorema del campionamento, Marge? Explain, please. Vuoi il copia e incolla? Vai. Satisfier. Teorema del campionamento. Teorema afferma che per campionare correttamente senza perdere informazioni un segnale a banda limitata, è sufficiente campionarlo con una frequenza di campionamento pari al doppio della massima frequenza del segnale. Tale frequenza viene anche detta frequenza. Non so che cazzo voglia dire. Non ne ho la più pallida idea.
Sto capendo, neanch'io. O meglio, sì. Buon per te. Ma non capisco come cazzo spiegarlo. Perfetto. Non è necessario spiegarlo comunque. Sto bene anche senza. Cioè, sarebbe bello saperlo, ma... Vuoi fare cose belle? Io? Io ci posso fare cose belle o ci si possono fare delle cose belle? Era un attacco in salto. Rubare un quadratino di cioccolata, ritagliare la tavola e rendere la tavola come prima, anche con il quadratino in meno. Sì, Maggio, ma in realtà non è come prima. Cioè, i quadratini che hai tagliato hanno perso una percentuale del loro cioccolato. Quindi non è ritornata come prima. Visivamente neanche. Cioè, se guardi, ma risulta come prima. Ma non è vero? È più bassa? Risulta come prima perché ha un effetto ottico, ma non significa che sia vero. Cioè, in nessun... con nessun metodo scientifico dovrebbe... cioè, risulta come prima. Ah, beh, sì, però... boh. Cioè, non ci vedo niente di utile, in realtà. È una figata. The fall of fight of broken dream. Che fatica, cazzo. Vivere. Ah già. Dopo soli 5 anni ho trovato il teorema e ora voglio capirlo, va bene. Enjoy. Adesso uso la mia strat, Maggio, non me ne frega un cazzo se la tua è più veloce.
ti dice nulla. No, no. Lo so che non mi dici nulla. Sono io che me lo sto dicendo da solo. Però questo non muove il curlo. Bro, mi vedi? Ok. Scusami, vieni a invocare che ti insulto, no scherzo, che se alla run non ci voglio... Ma no! Io odio quando fa così. Ma perché lo sputo? Bravo, tira i fulmini. Flat. Grazie Amato del Raidone. Ciao a tutti ragazzi, grazie di esserti followittato, Kuma. Devo concentrarmi un pochetto, ragazzi, quindi. Grazie a tutti dei follow. Lo dico ora così. Così non cago fuori. Tipo la parte, una delle parti più pericolose della run questa. Grazie di esserti followittato, Yetcook. Ciao. Cari altro? Humanity Shrine, grazie di esserti followittato. Grazie ragazzi. Seguite Mato, eh. Bellissimi che erano qui con me prima. È la solita gente, quindi probabilmente ti seguono già, Mato, però ehi. Questo è tutto quello che posso fare. Prima run? La mia? No, direi proprio di no. Ora Maggio ti spiega un pochino che cosa sto facendo. Giocare con te? Ma come? Sto facendo qualche challenge? Yes. Sto facendo una no hit tutto il gioco senza mai venire colpito. Scusa.
Come faccio? Piangendo. Piangendo tanto. Muscolare o memoria visiva? Memoria del Vietnam. Tutte le volte che prendo un hit me lo immagazzino da qualche parte come un flashback e ogni volta che che passo da qualche parte dove sono stato hittato sto molto più attento. Ecco che tipo di memoria è. Ha finito giocando coi piedi, sì. Quello effettivamente dice tanto. Probabilmente hai fatto la randomizer? Beh, direi di sì. Marchi, ci sono contenti di seguire la vostra community ora. Oh. Grazie. Grazie davvero. Cosa sto facendo? Questo non mi serve. Beh, no, questo. Tra l'altro, ragazzi, mi sono completamente dimenticato di prendere la maschera del figlio. Quindi lo faremo appena torniamo al santuario prima della biosì. La challenge col penne? Sì. Quella immagino che arriverà prima o poi anche lei. Se continuiamo di sto passo. Quanto vorrei giocare ad DS1? Cosa stavi facendo? DS3, ah. Eh sì, io devo giocare anche DS3 tra poco. Perché ha smesso di laggarmi per il nuovo aggiornamento di Windows e quindi non ho neanche più scuse. Non ho veramente più scuse. Devo mettermi sotto e fare la no damage. Punto 1 no damage? Eh sì, DS3 no damage sto facendo. Colpo con l'arco, dato che il cristallo è un oggetto inanimato, non conta come. Gli archi si possono utilizzare in realtà, però solo come strumenti e non come fonti di danno. Sì, dai, 40-33. Ho preso delle anime però. Santuario, devo. Ah, beh, ne ho 10.000 giuste giuste. Non fai danno, certo, esatto.
Esattamente come per fare cadere i guardiani del dipinto, per esempio. Ad Anorlondo. Quello lo posso utilizzare l'arco. Senza colpirli, ovviamente. Pietra prismatica, che è molto importante. E maschera del figlio. Di che colore sarà questa run, buon uomini? Rossa! Aiaiai. No, non è così facile. È RNG immuni, quindi potrei tranquillamente morire alla culla. Blu, e niente, è niente. La strada per la culla è divertente, Karzmai. Guarda, anche solo scendere a Blight Town con quell'ascensore di merda che mi può far cadere. È magico. Non il peggiore RNG con loro. Non il peggiore RNG. Due rutti su tre. Due rutti su tre non è male. E anche un buon RNG con l'ascensore, va bene. Gael, no damage, entra nella boss fight con l'RTSR. Dove stai guardando? Facebook, Vabbè, tecnicamente ha detto Guile no damage, quindi... non ha detto Guile in no damage, ha detto Guile no damage. Nel senso che non prende danno all'interno dell'arena di Guile o con Guile, quindi... Dai, possiamo fargliela passare. Devi dare uno shoutout a tradimento a Maggio. Se volete seguire Bloodborne no hit, no damage, seguite lui. No, è niente. Muni, è niente. Ti banno. Vabbè, allora prendo la palla al balzo e dico che questo non è il mio canale principale. Se volete seguire delle altre run del genere, potete andare sul mio canale principale, che è markish-00. Shout out White Xenomorph. Seguite lui. Era impostato sul no. 10. 12. 18. 12-18 o 12-88? Col te. Solo Bob Tello. Posso sedermi? Grazie. Thank you.
La pirola l'hai fatta, yes. Devo ancora caricare tanta roba su YouTube, quindi sono un po' indietro se controlli lì le run. Nelle informazioni del mio canale ci sono tutte quelle che ho concluso, con i link ai VOD di Twitch. Su YouTube sto mettendo adesso DS2. Manca la Piro e la Tridente. Quante volte hai finito Dark Souls 1? Tutte le run. Guarda, ti so dire quante volte l'ho finito senza mai venire colpito, o senza mai prendere danno, e anche senza morire. Ma non ti saprei dire quante volte ho finito il gioco. Ok, quante? Non lo sappiamo. Non te lo... più di 500. Toh, buttiamola lì. Il logo di Hob che è? Glielo abbiamo chiesto tutti e lui non ha saputo dare una risposta. Qualcosa di figo. E basta. Ha detto è tipo un mirino. Ah, ok. A crosshair with something I don't fucking know. È stato quello che ha detto. Parole... parola per parola. Tutte le no hit? No, 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 no. 500 no hit? No, 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 no. Parlavo più che altro delle run in totale mie fatte. Di no hit ne ho fatte... non lo so. Maggio, quante no hit ho fatto? Non so neanche se arriva alla decina. Forse sì. Una decina, credo. 15? Ma no, un po' meno, credo. Una decina. Almeno, almeno una, sì. Allora, tre normali. Piro, solo level 1, piedi, tridente. DS2. Ah no, stiamo parlando di DS1 anche. Cioè, solo di DS1. Allora, sì, DS1 non... tre normali. Piro, solo level 1, piedi, tridente. No damage. Sorcery only. No. No, Muni. Niente, ricordavo male. Yes. Cosa vuol dire piedi? Vai, mods. Attivatevi. 9 no hit. No, una decina. Niente. E adesso ci caghiamo sotto con lui. Ah, yes. Oh no, non da questo lato. Grazie, Rorans. Speriamo che il tuo consiglio sia stato valido. Che io lo possa utilizzare in ogni singola run da oggi in poi. Perché si gira di qua, che fastidio. Yeet! Grazie di esserti iscritto con Twitch Prime, ma sei un pazzo. Grazie davvero tanto tanto tanto. La cosa dei miei piedi mi ha spaccato. Grazie davvero. Apprezzo tanto.
goditi lo stemma, le emote e la visione senza pubblicità. Devo aggiungerne di nuove, tra l'altro. Dovrei avere degli slot in più. Non so cosa metterci, però, oltre a sale. Sarebbe il caso. Lo so. Che culo il cazzo. Non mi sono fermato e ho continuato a rollare. Ho preso la decisione giusta, Maggio. Ho preso la decisione giusta. Il cazzo, eh? Vai a cagare. Riguardatela e renditi conto che non era culo quello. Bastardo. Ho sudato tanto. Questo sì, però. Non era culo, ma ho sudato tanto. Maggio. Non si dicono ste cose durante le run degli altri. Lo dico nelle mie, figurati se non lo dico in quello degli altri. Non si può evocare. Maggio, dai. Per favore, sul serio. Perché lo so che se continuo così, sia pensare ai parry che devo fare a Gwyn, sia che leggere la chat, va a finire che prendo hit davvero al primo parry. Anzi, anche solo adesso a pensarci, guarda, mi sta salendo molto più ansia di quella che dovrebbe. Amico con lo spadone. Amico mio.
God bless. Vai, pisellino. My lord, bless thy safe return. Ma non conto, ti ricordo. I know. Serve your highness. We are here to serve your highness. Madonna, quanto sei brutto. Ah, la spada che si compenetra nei gradini. Thank you, Dark Souls. Ho messo 2 ore, 2 ore 10 minuti e 30 secondi. Sì, 2 ore 10 circa. Che era quello che mi aspettavo. Va bene, Maggio. No, non 2:10:41, no, non di nuovo con l'uno in fondo. Che fastidio. Sempre un secondo. Che fastidio. Pisellino. GG per Pisellino. Ok, allora ragazzi, il punto è questo. Io adesso metterò questa rana in evidenza. Stiamo facendo queste cose di notte perché vogliamo fare una specie di mini sorpresa alla mia community. Ok. Quindi questa run non esiste. Questa io non l'ho mai finita. Ok. Per chiunque sia qui, questa run non è mai esistita. Non l'ho mai vinta.